Benvenuti a tutti, in questo breve tutorial andremo a vedere insieme come utilizzare l'applicazione avvapp.com. Il nome completo di questa applicazione per il web è Awhite Whiteboard, infatti consiste in una lavagna online di semplice utilizzo per andare a creare i propri schizzi e i propri disegni come su una lavagna bianca. È utile soprattutto nelle aule scolastiche perché permette un lavoro di collaborazione e interattivo tra docenti e studenti. Andando a digitare avvapp.com vengo diretto subito a questa pagina che è la homepage con una breve descrizione dell'applicazione e la possibilità di andare subito a disegnare. Infatti l'applicazione permette l'utilizzo delle funzioni di base tramite un profilo anonimo. Permette la creazione di un profilo gratuito senza ulteriori funzioni, mentre per aggiungere altre funzioni devo creare un profilo a pagamento in cui mi vengono offerti dei pacchetti premium. Andiamo subito a vedere le principali funzioni. Posso modificare il colore e la grandezza dei miei strumenti e questi sono i principali strumenti di base. Abbiamo la penna con cui posso creare i miei schizzi. Abbiamo la possibilità di andarli a cancellare e cambiando anche la dimensione della gomma. Possiamo inoltre eliminare una parte della nostra lavagna. Possiamo tramite la lettera A andare a inserire in qualsiasi posizione della lavagna una scritta. Importante è modificare il mio testo prima di andare a cambiare strumento, poiché una volta cambiato non posso portare ulteriori modifiche. Ho la possibilità di aggiungere un'immagine importata dal computer o tramite internet. Posso andare ad annullare l'ultima operazione effettuata. Posso muovermi sulla lavagna tramite la mano e infine posso andare a cancellare tutta la mia creazione. Sei sicuro? Sì. Tramite questa funzione posso inserire le credenziali e accedere al mio profilo. Posso creare un nuovo account o posso effettuare il login tramite i principali social. Posso inoltre invitare qualcuno a collaborare con me alla lavagna inviando questo link tramite email o tramite QR code. Posso inoltre vedere chi sta collaborando con me e posso chattare tramite la chat con i miei collaboratori. Infine posso scaricare l'immagine sul mio computer oppure posso condividerla tramite i principali social. La possibilità di salvare l'immagine sul computer, quindi apportando delle modifiche, è possibile solo nel profilo a pagamento. Cliccando su Learn More vengo condotto a un'altra pagina in cui ho le principali informazioni sull'applicazione. Posso inoltre effettuare un tour sulla pagina tour. Posso effettuare il login sul mio profilo. Poi abbiamo una pagina Classroom dedicata soprattutto agli insegnanti e i dirigenti, una pagina Pricing in cui vengono illustrati tutti i pacchetti e le informazioni sui prezzi, una pagina Contatti e una pagina Blog e, importante, una pagina Docs in cui vengono illustrate le principali domande frequenti e le risposte per utilizzare al meglio l'applicazione. Spero di esservi stata utile nell'utilizzo di questa applicazione.